Si presentavano così gran parte delle spiagge attrezzate italiane alle prime ore del mattino. Il servizio d'ombra sugli stabilimenti è partito con ritardo. Uno stato di agitazione, quello dei balneari, che chiedono certezze al governo e una legge che tuteli la categoria e tanti posti di lavoro. Trovare un arenile attrezzato con ombrelloni, lettini, servizi igienici, servizio di bavette e quant'altro non è una cosa da nulla. Al governo chiediamo chiarezza. Noi siamo la spina dorsale del turismo balneare italiano. Il nostro modello è un modello che funziona. E soprattutto che faccia capire al governo che è arrivato il momento di agire con assoluta urgenza. Vogliamo una legge quadro che manca al nostro settore da sempre e non possiamo pensare che a dicembre 2024 ci sia caos ovunque. Sono stati molti bagnanti che hanno deciso di accontentarsi del lettino. Da bagnante credo che sia importantissimo usufruire dei servizi che i lidi mettono a disposizione. Sì, è vero, oggi abbiamo l'ombrellone chiuso. Un sacrificio che va fatto anche a supporto della manifestazione che si sta tenendo in spiaggia. Io preferisco andare in lidi attrezzati, pagare e avere i servizi.